principio c'è la consapevolezza che essere migranti oggi in Italia è diventato molto complicato rispetto a ieri. È molto più difficile rispetto a ieri. Noi abbiamo avuto un'involuzione del nostro sistema normativo e anche dei racconti, delle narrazioni che hanno contribuito a costruire la paura nei confronti del diverso, del migrante, di chi viene da fuori. Oggi chi sbarca sulle nostre coste molto probabilmente entra dentro un sistema che produce invisibilità ed emarginazione. La convinzione arriva da Marco Omizzolo, sociologo di notevole importanza nazionale, che qualche giorno fa ha presentato il suo libro, guarda caso dal titolo Essere migranti in Italia, dialogando con il giornalista Savino Carbone. E discutendo di caporalato, mafie ed ecomafie, è stato inevitabile fare una diagnosi della stretta attualità del nostro paese e ne è emerso un quadro sconfortante, anche perché l'autore ha usato parole dure per i decreti sicurezza dell'ex ministro Matteo Salvini, inutili a suo dire, perché non rendono migliore l'Italia e anzi hanno interrotto e ridimensionato un complesso di servizi utili a garantire ai richiedenti asilo formazione e inclusione, figlie di percorsi portati avanti da professionisti qualificati. Cosa si può e deve fare allora? Serve uno sforzo collettivo e con un'Europa che guardi con reale interesse ai flussi migratori, sappia essere accogliente senza creare contrasti tra poveri, alzare muri o chiudere porti. E in questo non semplice percorso la parola chiave può essere la cultura. La cultura è fondamentale, conoscere e sapere per distinguere, per indirizzarci nella direzione migliore, questo è assolutamente centrale anche per rompere le narrazioni tossiche che molto spesso vengono diffuse attraverso alcuni mezzi di comunicazione, attraverso i social. È anche una grande attività di cura nei confronti dei nostri giovani che non possono crescere dentro il paradigma dell'esclusione, ma devono crescere dentro quello dell'inclusione.